Bentornati nella Blazecraft, che voglio cominciare così oggi. Bentornati nella Blazecraft, questo balletto del loser lo dedichiamo a tutti quelli che hanno cercato di fermarmi, ma che non ce l'hanno ancora fatta. Perché io sono ancora qui. Come diceva una persona saggia una volta, I'm still here, and I'm still having fun, and I'm still... non mi ricordo. The person that I am, ok? Quindi... bentornati nella Blazecraft, serie moddata, avventura, esplorazione. Mi piace che cogliete i vecchi meme di YouTube, incredibile. Non è un dissing, è una citazione, si chiama citazione, si può anche fare. Dicevo, serie moddata, esplorazione, avventura, ma anche building, perché stiamo costruendo una bella casetta. Oggi andiamo avanti con la costruzione, ma voglio anche esplorare una nuova dimensione. Però, questa serie è anche interattiva. Perché ragazzi, se guardate dall'altra parte dello schermo, c'è una bella lista. Questo perché con il supporto alla live, ovvero le sub regalate, le donazioni... e i bits, potete scatenare eventi positivi, negativi, randomici, evocare mob, blocchi, cose brutte, cose belle, oggetti, armature, tante tante cose. Trovate tutta la lista lì che scorre per tutta la live se vi interessa. E adesso Twitch Spawn Start. Da questo momento in poi gli eventi sono attivi. Se arriva una sub, spawna un mob random, ad esempio. Ma da quando ci sono questi effetti? Ma Shinichi, hai appena sottolineato un messaggio in chat. Li hanno aggiunti qualche giorno fa. Sono fighissimi, ma non sono ancora implementati negli alert, purtroppo. Comunque sono molto belli. Ora avrai tutto il tuo messaggio evidenziato in chat e tutti lo leggeranno. E grazie per i bits. Vedrò di aggiungere... c'è un pillager, lascialo lì. Vedrò di aggiungere in qualche modo degli alert dedicati. Però non credo siano... Ehi, Herobrine! Stupido! Non riesce a salire sull'albero. Guarda com'è stupido. Posso lanciargli qualcosa? Una bella noce di cocco? È un po' lontano, Herobrine. Non riesco a prenderlo. Yashi, grazie per i 5 mesi. Eccomi tornata. Ormai è un rito fare la sub nelle versus. Un villager. Che... possiamo far entrare qui. E diventa... ma non uscire. Niente, è uscito. Poteva diventare un nostro aiutante. Eppure, niente. Il comando punto esclamativo VS non c'è più, ragazzi, in chat. Il villager ha deciso di scappare. Cercheremo di attirarlo in casa in altri modi. Sì, beh, io Robren se n'è andato e... boh, che stavamo dicendo? Non lo so. Stavamo dicendo che... mi ricordo. Oggi fa tanto caldo, ragazzi, questo diciamo. Oggi è iniziato il caldo vero. Ah, gli alert, sì, li attiverò, però non credo siano implementabili. Anzi, non sono implementabili in Twitch Spawn. Che è strano, perché in realtà per evidenziare il messaggio Shinichi ha usato 100 bits. Solo che non passano... cioè non vengono apparentemente percepiti da Streamlabs attualmente. E quindi di conseguenza non funzionano gli eventi. Allora, intanto direi che possiamo liberare un attimo l'inventario, perché qua è davvero un disastro. Partiamo da questo. Possiamo un attimo lasciare giù un po' di robe. Ok, per il resto si butta lì direttamente. Ti ho visto, Herobrine, fai il bravo. Lettino che sta venendo la sera? No? La doppia spada. Adesso ho il tirapugni. La doppia spada andrebbe... sì, dovremmo utilizzarla, che effettivamente è molto utile. Si può dormire? Ma che palle, ma sta arrivando la notte, ma se io voglio dormire un po' prima oggi.
Niente, aspettiamo un attimo. Dicevo, dormiamo, poi andiamo a prenderci della sabbia per fare le finestre e magari ci prendiamo anche un po' di legno per fare il tetto. Mi servirebbe. Beh, non è andata malissimo! Merda! Godo come un riccio! Non so neanche chi sia stato, godo tantissimo! Ez, il GOT, la capra, il capo supremo. Si gode! Stavo guardando che l'armatura si è mischiata, ma neanche troppo. E poi sono stato tippato. Perché? Le gambiere sono qui, però io vedo comunque le ali. Come funziona sta cosa? Si era tutta un po' mischiata l'estetica. Bene, grazie per aver deciso di lanciarmi nella stratosfera per farmi cadere. Mi hai fatto fare bella figura, aiuto! Gabri, bentornato con i 38 mesi. Elisa, grazie per i 7 mesi. Ecco, Elisa fa un po' meno paura, devo dire. Allora, facciamo così. Facciamo così. Mi spiace, Elisa. La sfortuna. E tu? Beh, comunque è morto, non dovrebbe poter continuare a fare sto casino. Ma la Warped Enderpearl, io ce l'avevo già, mi sembra. O no? Mi confondo. Sì, ce l'avevo già. Quindi adesso non mi ha droppato nulla, invece. Si vede che il mob era già uscito una volta. Bene, allora, andiamo a vedere chi aveva fatto le donazioni. Una era Shinichi. L'altro era Pro Silence. Shinichi ha fatto tranquillo, ti romperò con le donazioni. E Pro Silence dice: sei bravo a parole, ma col bucket come te la cavi? Bene, grazie. Molto bene. E grazie Sabri, torno a donarti un po' di esperienza dopo tutte queste sfighe. Comunque sì, oggi faceva caldissimo. Grazie Sabri. Esperienza che usiamo principalmente per far esplodere l'Harvester, che è molto utile. E adesso ci dirigiamo verso. Venite, venite. Ecco. Te. Brucia. Easy. Non basterà così poco per fermarmi. Dicevo, andiamo verso una spiaggetta. O qualcosa di simile. Tanto là c'era ancora Herobrine. Beh, oggetti OP, sono oggetti, insomma, che ho trovato e mi sono guadagnato, dai. Sì, l'esperienza è servita subito. Come stai, Panda? Hai festione? Tutto bene? Sempre qui a girare. No, Herobrine non fa niente, Herobrine è un fallito, è un perdigiorno, non serve a niente Herobrine. Ma la sabbia dove la prendo esattamente? Qua? Sembra un po' lontano. Non mi sono portato la barca, peraltro. Beh, potrei cercarla almeno nel letto del fiume. Vabbè, qui c'è un po' di sabbia, però. Andiamo lì, allora. Si va. Ma la ringrazio, Pro Silence, con un armor random anche oggi. Che cosa mi... Cos'è? Ah, i Farfi. Col cagnolino, grazie Farfi dei 42 mesi. Abbiamo un nuovo amico. L'elmo di Pro Silence. Un calderone.
È stato creato per oddio, camuffarsi, anzi, con il camuffamento in mente, ma manca di effetto stealth. Effettivamente è un po' strano. Però, calderone fatto di ferro dovrebbe proteggerci bene, no? Grazie, Pro, per questo ennesimo pezzo d'armatura molto strano. Come premio, vediamo se esce qualcosa. Mi è scritto qualcosa di buono. Sì, direi di sì. Ecco, questo è davvero da stronzi. Questo, signor Shinichi, è stato davvero un atto vile. Perché non ci avevo neanche pensato di non tenere in mano la mia bellissima arma tirapugni a cui tenevo tantissimo e che avevo da un sacco di episodi. Che tra l'altro credo mi fosse stato. Forse mi aveva dato lo stesso Pro Silence. Non mi ricordo. No, forse no. E ora non c'è più. Non ho armi melee adesso. Ho lascia. Bello. Grazie. Ma cosa stracazzo sei? Oddio! Porca puttana, che brutto! Mirchetto, grazie per la sub. Hai fatto spawnare un incubo. Teleporta il target in una location random. Bella. Questa perla è bellissima. Meno male che era in acqua. Bene, bene. Andiamo. Dobbiamo farci tutte le finestre, quindi un po' di sabbia la dobbiamo prendere. Tex ho raggiunto l'Ender per nel Blazepack. No, no, è una. Questa ovviamente è parte delle mod. E poi il Blazepack. Fatemi pensare al Blazepack da aggiornare, che mi sento male. Pro Silence, il coltellino è tornato. Allora, da una parte che sfiga, perché l'abbiamo già avuto ed è tornato esattamente lo stesso coltello che avevo l'altra volta. Però grazie, Pro. L'arma preferita di ladri assassini. Il Backstabber, che è il nome dell'arma, è un must per ogni ladro. In realtà la classe Rogue non si dovrebbe tradurre esattamente come ladro, però a volte la chiamano così, bandito. Rincacciami un pronostico degli europei. Allora, ragazzi, 100% sicuro, mano sul fuoco, vince la Norvegia di Halland. Ma Eren, la Norvegia non c'è neanche. Lo so. Questo è quello che ti posso dire. No, però un pronostico serio. Boh, ragazzi, la Francia è troppo forte. Francia è fortissima. Però potrebbe essere l'anno buono dell'Inghilterra anche, perché l'Inghilterra c'ha dei calciatori della Madonna. È sempre faticato, ma boh. Sei un ladro e un assassino. Esatto, bro. Proprio tu. Ci ha dato un bellissimo coltello, arma anche veloce, che dobbiamo testare. Oh, tu guarda una gallina. O tu guarda un maialino. Perfetto, bello. Coniglio. Pensava di scappare il coniglio. Beh, Francia, Germania e Inghilterra. Sì, la Germania anche, però. Un piccolo passetto indietro la Germania.
magari vince la sorpresa di turno, che lo so. Più bello se vince una sorpresa. Sì, come l'Italia l'ultima volta, esattamente. Eccoci. Ok, abbiamo bisogno di farci una fornace. Fornacetta, un paio di fornaci. Cavallo! Ma questo non è un cavallo. Cavallo, mi hai mentito. Grazie, Farfi. Bentornato, cavallo. Buonasera, Messer Blaze. Voglio usare questa sub per dire che ho iniziato il servizio civile. Sembra un'esperienza molto bella. Lo fai... In che veste lo fai, cavallo? Però bravo, bravo che ti dai da fare, ci sta. Per i mondiali vogliamo la vittoria del San Marino ai playoff. Sarebbe già un miracolo. Cioè, nel senso, il servizio civile a volte si fa come volontario oppure anche no. Che cattiveria. Ragazzi, i mob ostili vanno uccisi purtroppo. Carbone mi manca, ne ho un pezzo solo. Quelli non ostili vanno killati talvolta, a volte. Sì, beh, giusto per vedere cosa droppano. Esatto. Poi, se non ne sei sicuro, puoi rifarlo un paio di volte finché non sei certo. Ok, lì c'è il carbone. Non abbiamo ancora droppato la Netherstar dagli uccellini, vero? Toccherà killarne degli altri oggi. Davvero le droppano? Purtroppo finché non proviamo non possiamo saperlo con certezza, no? Magari c'è qualche mod strana che lo fa. Eccoci, allora. Fatto. Bene. E qui dobbiamo aspettare. Per quanto riguarda il tetto della casa... Come lo si fa sto tetto? Perché volessi farlo di Dark Oak. Dove la troviamo? Forse questa? Potrebbe essere questa, anche questa qui. Forse anche qui. Dura un anno e mi pagano un po'. Ok, quindi lo fai, diciamo, metà e metà. Un po' come lavoro, un po' per missione. Fai un big tetto rosa ciliegio. Avevo detto che... Pro silence, fai il bravo. Avevo detto che l'avrei fatto di... E niente, stavo pensando, ho sentito sto verso, non mi è sfuggito il pensiero. Che l'avrei fatto di mangrovia. La mangrovia probabilmente è questa qua.
ed è parecchio lontana. Io direi che è un po' così, un po' pesante. Sentite, facciamo una bella roba. Prendiamoci la barca. Ok, ho provato a lasciare giù un po' di robe. Andiamo a vedere se c'è la Dark Oak. Quella non è la palude classica, era piena di foglie, la mangrovia. Oggi non avevo ancora mandato nulla. Eh beh, allora, pro, in realtà i Sound Alerts funzionano che li mandi quando vuoi, non è che sei costretto, quindi non sentirti obbligato. Il glare lì chi è? Salve. Chiaron. Come faccio a volare? Ho una bellissima armatura che me lo consente. Una palla sassa al giorno è d'obbligo. Non avrei mai immaginato che quando ho messo tutti i nuovi sound alert, che il pesce palla sas, ho fatto un casino con la frase. Non avrei mai immaginato, quando misi i nuovi sound alert, che il pesce palla sas sarebbe stato quello più utilizzato. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Vado in una cooperativa che aiuta extracomunitari o persone che sono senza casa. Sembra un compito nobile. Ti pagano 507 € al mese per 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. A me ne chiedevano spesso 6 e non potevo dire di no. Niente extra se lavori di domenica o la sera. Ecco, quello pesa già un po', eh. Penso che contino sul fatto che molti lo fanno per appunto poter dare una mano piuttosto che come lavoro definitivo. Certo, non vuol dire niente, però. Comunque qua non c'è il legno che cerco. Beh, diciamo che comunque aiutare gli altri, sì, è sicuramente una cosa che può fare del bene anche a se stessi. Ok. Di che stiamo parlando? Niente, stiamo parlando dell'aiutare le persone. Io stavo raccontando di come aver dato un ruolo da moderatore a persone come te, Nao, vi abbia svoltato la vita. Ad esempio, prima stavo raccontando di quando mi hai scritto in lacrime ringraziandomi per l'occasione che ti ho dato. Mi ricordo ancora quel giorno. Mi avevi scritto qualcosa tipo: grazie per consentirmi di collaborare con una splendida anima come la tua. Io ti avevo risposto: esatto. Ti avevo risposto così in un audio e tu ti sei messa a piangere dalla commozione. Grazie Jerry per l'assist, bellissimo. Simo, molto comodo, lo spondi un cavallo, ti ringrazio. Andiamo, andiamo a cercare legno, senza morire magari. È stato il sound alert meglio speso della serie per ora, penso. Mi spiace, pro. Ma qui Jerry ha spaccato tutto, cioè ha avuto un tempismo fuori di testa. Ah, ragazzi, oggi ho fatto un acquisto. Devo condividere con voi l'acquisto che ho fatto. Però prima facciamo un gioco. Secondo voi, ho fatto un acquisto di cui sono felice. Una cosa che desideravo tanto, che cos'è?
Oh, ho trovato il legno finalmente. Che cos'è? Beh, l'albero è quello, credo. Ah, la libreria ce l'ho già dietro, dai. La poltroncina? Esattamente. Allora, la storia è questa. Ho guardato varie poltrone nel corso del tempo, divanetti, diciamo. Oggi sono andato a Maison a guardare un divano che avevano esposto, rendendomi conto che dal vivo non mi piaceva. Poi ne ho visto un altro bello, ma costava troppo. Perché praticamente ho detto, anziché prendere una poltrona, che comunque fatte finite costano tanto, mi prendo, cioè mi cerco i divani componibili e prendo un pezzo, solamente un pezzettino del divano componibile. Perché praticamente fanno i divani componibili, come faccio a spiegare, diciamo, dovrebbero essere divani da pavimento. Nel senso che sono proprio... Si poggiano proprio per terra, senza i piedini alti. Poi tu li sposti, li fai come vuoi. E mi piaceva questa idea. Non ho trovato niente. Però in un negozio in cui sono entrato c'era una lucertolina che viaggiava. Cioè, c'erano i divani, c'era una lucertolina per terra che andava. Sono stato lì tipo 2 minuti a cercare di prenderla per portarla fuori, perché insomma una lucertola in un negozio con l'aria condizionata, detto, beh, non so, salviamola. Non ce l'ho fatta prenderla, l'ho detto ai commessi, che ridendo mi fanno, ah sì, è lì da 2 giorni, ormai non siamo riusciti a prenderla, ormai l'abbiamo chiamata Roberto. Come per dire, abbiamo dato un nome perché è qua. Sì, ho capito, ma morirà. Ma cioè, prenditela sta cazzo di lucertola. Boh, vabbè, non ce l'ho fatta. Questo è stato il massimo che sono riuscito a ottenere. Poi vado a casa, riguardo un sito che avevo già consultato e scopro che a caso oggi hanno messo scontato e tutto un divano che mi piaceva, col colore che mi piaceva. E ho detto, vabbè, carpe diem, prendo questo. Quindi alla fine mi sono preso un pezzo di divano componibile color verde oliva. No, Roberto non, purtroppo non è incluso. E niente. Arriverà forse a fine mese. Verde Roberto. Ve lo faccio vedere. Color verde oliva. È così. È così. Vedete, proprio è... Sembra un cuscino gigante che metti per terra. Lo schienale è un altro cuscino gigante a parte. Li puoi spostare come vuoi. Ed è, sono tipo super morbidi sti cose. Perché io proprio lo voglio mettere nello studio per quando sono un attimo stanco della sedia, ma devo lavorare, magari mi metto il telefono a fare qualcosa, mi voglio svaccare un attimo lì. L'ho pensata così. Oppure se sale la bambina si può sedere lì. E è super economico. Quindi niente, ho preso sta cosa qua. Non è neanche piccolo, perché è 1 metro per 1 metro, quindi 1 metro quadrato. Ah, comunque Roberto la lucertola, mi rendo conto che sia la cosa più bella di questa storia. Ma lo scheletro, il cavallo! Appunto, mi stavo dimenticando. Allora, intanto è un dato di fatto che se il ventilatore non me lo tengo puntato addosso, con sto caldo muoio. Quindi me lo punto addosso. Mal che vada, mi verranno accidenti. Allora, era lì, no? Sì, credo di sì.
No, no, ragazzi, queste cose poi non rimangono nella live. Jerry ha appena usato 200 bits per mandare una mega emote allargata in chat. E ora in chat c'è un enorme Shrek che invade tutto. Bellissimo. Grazie, Jerry, è la prima volta che viene usato. Non sapevo come fosse. Decadex, grazie per il Prime. Benvenuto. Hai evocato un mob che credo si sia nascosto, non so dove sia. Che non è quel creeper. Immagino. C'era un creeper, ma non credo fosse lui. No. Igor, buonasera, uno snifferone. 44 mesi, salve. Sto cercando di capire chi era il mob di prima, perché ho sentito un verso, ma credo che sia sfuggito subito. Boh, quella cos'è? È una lucciola quella. Una lucciola. Posso uccidere le lucciole. Sono fisiche. Mamma mia, Minecraft, perché? Perché non l'avete messo? Perché? Suoni di passi? No, questi sono zombie. Non droppa niente la lucciola. Purtroppo è così. E il cavallo l'ho perso, tanto per cambiare. Un uccellino! Cosa droppa se gli do fuoco? Nulla. Se lo faccio esplodere? No, quello l'ho già provato. Con il coltello cosa droppa l'uccellino? Uccellino? Magari droppa la Netherstar, esatto. Vabbè, però ha droppato un po' di esperienza. Lucciole sono solo 2 pixel, ma è bellissima. Cioè, se l'avessero aggiunta la lucciola, io non mi sarei mai lamentato del fatto che sono 2 pixel. Qualcuno avrebbe detto, vabbè, sapessi che mob sono solo 2 pixel, va bene. Però in realtà rende perfettamente l'idea. 2 pixel di felicità, esatto. Faceva atmosfera. Esattamente. C'è un pozzo. Ok. Niente sotto. Cavallo l'abbiamo perso, adesso torniamo a casa. Prendiamo un po' di carne. Andiamo avanti. Sono 2 pixel. Beh, non pochi nella media. Mi hai fatto venire in mente una cosa, Cricco, con la tua allusione. Che avevo sentito sta notizia. Dov'è che l'avevo sentita? Boh, in un TikTok, probabilmente. Mi sembra l'avesse detto Marco Mazzoli, quello che fa la radio. Che praticamente, secondo una ricerca, esatto, la media italiana è calata. La media italiana è calata di 3 centimetri. Com'è possibile? Cos'è successo? Cioè, erano gli anziani a tenerla alta. Non ho capito sta cosa. Com'è possibile? Hanno rifatto delle misurazioni. Colpa mia, scusate.
Cioè, stai dicendo che l'abbassate voi? Vabbè, ragazzi, cioè, che vi posso dire? Io vi perdono. Come fanno a saperlo? Nel modo che pensi tu. Vanno a misurare. Di altezza, sì, di altezza, di altezza. Di altezza orizzontale maschile. Diciamo di l'asse X maschile, diciamo così. Secondo me, semplicemente, nelle vecchie misurazioni hanno solamente chiesto, non hanno misurato. Secondo me chiedevano e come avviene sempre, tutti dicono, 48. Cioè, la sparano alta per fare i fighi e poi magari hanno rifatto con delle misurazioni effettive e si sono accorti che... Che se non calcoli la rifrazione della luce e se utilizzi un righello che non è stato tagliato dei primi 4 centimetri perché è vecchio, usurato, quindi ha perso un pezzo, allora in quel caso cambia tutto. Quando fanno il censimento non avete notato, ma lo chiedono tra le domande, davvero? Bene, siamo tornati. Lì cosa c'è? Sto dicendo, perché quel maiale luminoso? Non vorrei dire una cosa strana. Sei stato tu, Iro? Perché è illuminato di luce cosmica? Perché c'è una torcia. No, niente di blasfemo, ci mancherebbe altro. Bene, ce l'abbiamo fatta. Quindi, prima di tutto, ho capito, bello il vetro, però non ci sta. Facciamo al volo una cassa. Useremo la palma. Che cazzo? Ma chi è? Cracked Baru, bentornato. Cosa sei diventato? Un vermetto Skulk. Salve, buonasera. Questo anche va cotto, ovviamente, quindi già che ci siamo, mettiamo qui. Facciamo così. Questi via, questo tieni. Questo tieni, questo tieni. Questo via, tieni. Via tutto. Tieni questo. Posto. Bene, andiamo a fare le nostre finestre. Texture ovviamente connessa. Abbiamo le mod, quindi facciamo anche queste cose chic. Mi ameresti se fossi un verme? Questa domanda non l'ho mai capita. E la risposta è no, assolutamente no. Se la vostra ragazza vi chiede: mi ameresti lo stesso se fossi un verme? Ma col cazzo, ti usavo per andare a pesca, ma che cosa vuoi? Ma figurati. Ecco,
Già che ci siamo, ci rifacciamo una pala, direi. Se facessi una pala d'argento, così per provare. Va bene. Grazie, grazie Minecraft. Molto gentile. Ma ecco, appunto. Come spade, cosa mi fai craftare? Beh, qua ci sono cose fighissime. Ma... ah, diventa solamente diversa. Figo. Cazzo, posso fare una claymore. La broadsword. Spada normale più altre 4. A due mani. Però la claymore è più forte, più lenta anche. Terrible sword. Più 50% a colpo critico e 400 danno critico. Ho capito, però craftarla è un po' un casino. No, proviamo a fare... voglio fare la broadsword. Quindi, devo fare... una spada di ferro. Spada di ferro. La spada di ferro la crafto e diventa questa. E poi ci aggiungo... mi ricordo già più. Questi. Boom. Però è due mani. Quindi non posso usarla in combo col coltello. Occhio cane. Bella. Bella che me ne vado in giro così. Però è due mani. Va bene, terremo un po' tutte le armi. Ce le giochiamo. Ok, adesso andiamo avanti. Ho bisogno anche di una porta. Che evidentemente non abbiamo fatto per qualche oscura ragione, ma che va fatta. Vediamo la porta. Non c'è la porta alveare, ok. Allora, la porta di palme. Chiudi qui. Ci sta, bella. Beh, oddio. Carina, ma non sembra molto stabile. Però vabbè, ce la facciamo bastare. E abbiamo bisogno adesso di fare il tetto, quindi. Recuperiamo questo legno. E decidiamo. Io pensavo di fare il contorno di legno scuro e l'interno di un legno colorato. Però il legno colorato non so se riuscirò a prenderla. A prenderlo. No, non si mette all'esterno. Non diciamo stupidaggini, Giacomo. La porta va messa così. Anche perché, guarda. Aspetta, il pavimento l'ho fatto in spruce, però. Ma come che fastidio? Ma scusa, tu la metti al contrario la porta, ma stiamo scherzando? La porta deve essere vicina alla sua pressure plate, che sta all'interno, non all'esterno, in modo che da fuori la devi aprire a mano. E da dentro la apri in automatico. Questa è la regola della porta. Se la metti all'esterno sei... sei disumano, non ti parlo mai più. No, non va messa all'esterno, è assolutamente illegale. Ciocca, grazie per i 29 mesi. Un po' meno perché mi hai fatto uscire questo... coso. Te. Bello. Devo salire su. Già l'altro giorno mi hai criticato i video 2x. Oggi le porte. Ah, ma sei sempre tu.
Guarda che, cioè, alla terza viene bannato, eh. E come no? Certo che sì. Dai, però. Però sì, allora, aspetta. Se io devo fare solamente il contorno, sto sbagliando. Contorno, vuol dire il contorno. No! No, Matteo! Non sul tetto, Matteo! Che ci faccio mo? Il camino! La bedrock sul tetto! E niente. Buonasera, Matteo è arrivato nel silenzio, imprevedibile. Mamma mia. Uè, eccomi, dice Matteo. Benvenuto, benvenuto. Potevi presentarti anche in un altro modo, però. Andata così. Quel puzzone. Chissà chi si crede di essere. Che facciamo? Usiamo lo spruce come altro materiale? Dov'è andato? Boh, è andato in camporella, non lo so. Sa solo lui cosa sta facendo. Andiamo ad abbattere un abete, va. Ma la mangrovia è lontanissima, ragazzi. Cioè, ci sta a usare legni particolari, però. È andato a misurarsi l'attrezzo. Ha il dubbio che è stato lui ad abbassare la media, quindi. Il ciliegio. Allora, il ciliegio sarebbe strano, perché in realtà ho fatto una casa gialla. Dovete sapere che i miei due colori meno graditi sono il giallo e il rosa. Se facessi la casa giallo e rosa, boh. No, ti salvo io. Ti sei salvato da solo. Gigaskai. O Gigaski. Grazie per la sub regalata. La prima sub regalata. Zeta Matte. Che è un axolot. Grazie mille per il supporto. Dovrebbe stare in acqua, ma può stare anche fuori. Non credo sia un problema, no? Mica soffoca l'Axolot fuori. Vabbè, toh, prendiamo. Ad usare le ali della chestplate d'ape si usura. Non si direbbe, sai. Come va Eren? Bene, bene, dai. A posto, tutto a posto. Allora, a questo punto facciamo un sacco di scale. Sì, oggi pochi mob, oggi mi state graziando. Stranamente.
fatto un po' un casino, ma... Eren dice così, ne mandate altri e lui guadagna. Ed ecco il terzo strike. Bene, bannatemi Giacomo, per favore. Ma se anche fosse così, Giacomo, ma fatti i cazzi tuoi. Ma scusa, ma devi andare a scoperchiare il vaso di Pandora degli streamer? Ma io non lo so. E non ho parole. Comunque la mia priorità è poter fare la mia casa senza che venga distrutta. Ok. Allora, Farfi, qua sei un po' in mezzo alle balle. Come la mettiamo? Vieni qua. Te. Allora. Che spavento, porca troia, che spavento, Nappus. Mamma mia, non avete idea. Via, morite tutte, subito. A morte. A morte. Mamma mia, quante cazzo di... Di capra, come il cane? Mi ha seguito il cane? Va bene, leggiamo le donazioni, va. Qualcuno voleva animali? Un piccolo sostegno. Per questo papà Twitcher. Grazie, Nappus. Prosalis prima diceva spero nella Big Bertha, solo per pochi. Beh, io ti ringrazio per tutti questi animali, ma adesso abbiamo un po' un'infestazione, diciamo. Mi sa che mi tocca... No! No! Farfi! Sei passata mentre swingavo la Broadsword! Come potevo prevedere una cosa del genere? Dannate capre! Maledette! Maledetta gallina. Maledetta capra. Niente. No, il mio destino è non avere cani. Devo farti il critico. Insomma. Brucia. E niente. No, che cimitero dei mob adesso, eh? Non esageriamo, pure qua. Ciao, sono un tuo fan di YouTube. Benvenuto, benvenuto allora anche da questo lato della... Boh, dei social. Ti sei perso il mio messaggio di resub. Franci, 11 mesi, bello, sono felice... Ciao Eren, che bello, sono felice di passare le serate in live con te, dove mi fai sempre divertire, mi rendi felice, grazie mille di tutto. Prego, Franci, mi fa piacere. Questo lato della community. No, il cimitero l'ho fatto da qualche altra parte, chi lo sa. Tu sai perché Tiro non fa più live?
fa ancora le live tier. Dovresti informarti meglio. Ce la faremo oggi a finire, che dite? Sarà un tetto abbastanza semplice, eh? Cioè accontentiamoci del fatto che abbia l'angolo come piccola sciccheria, perché più di così non so se voglio fare. Anche perché poi c'è da fare una nuova dimensione, come promesso. Quindi dobbiamo finire. Contentiamoci che esiste, esattamente. L'importante è avere un tetto sopra la testa. Servirà altro legno. Che animale è uscito con la mia sub? Oddio, Franci, sai che adesso che me lo dici non te lo so dire, perché erano spawnate anche le capre. Sai che nel mucchione potrebbe essere stato, diciamo, malamente ucciso. Ah, il Phantom, giusto. Ecco, eccone un pezzo. Phantom Bones. Ok. Dai, andiamo a prendere altro abete. Ma che bella casetta che abbiamo fatto. Sono così fiero. Per una volta nelle versus. Il fantomatico Phantom. Il fantasmagorico Phantom. Anche nelle altre versus hai fatto delle case adorabili. Boh, Marti, mi sa che hai visto delle serie diverse dalle mie. Diciamo che non sono mai durate tanto. Si può dire che ci abbia provato, dai. Ti ricordi Ugataka? Mi ricordo il monte di Ugataka. Ce ne sono state tante di versus. Peccato che non tutte siano state salvate. Si sono magari perse col tempo. Quella di Ugataka mi sa che fu la prima che aveva armi e macchine addirittura. Pippino Gamer! Cosa sei, Pippino Gamer? Un piccolo endermino! È perfetto, un enderman piccolino, ti chiami anche Pippino! Vieni. No, è rientrato, ma allora... Vieni, Pippino... Non sei un Enderman, sei un Ender Baby. Entra. Pippino, o entri o verrai brutalmente ucciso. Decidi tu. Tu levati. Stalker. Ok, bravo. Ottima scelta.
dormire. Posso dire di averle seguite tutte. Comunque, sì, Ugataka fu la prima moddata. Come dimenticare. Herobrine è venuto a fare un saluto. Ma almeno si facesse avanti, dicesse che si sente solo. Che vuole un po' di compagnia. Invece no. Lo facesse, gli direi, va bene, cazzi tuoi, smamma immediatamente. Invece non mi dà questo, diciamo, il modo di farlo, perché non dice mai nulla, non si presenta mai. Perché sento un Enderman più grande in giro? Sono venuti a prenderti? Ah, ma ne avevo già di slab, apparentemente. Bene. È rilassante sentirti costruire. Mi fa piacere, ma abbiamo finito! La casa è completa! Ok, mancano gli interni, ma... dietro non è particolarissima, questo va detto. Però, però, la casa è finita. Eccola, la mia baita. Mi piace. Sì, la bedrock dovremmo capire bene come sistemarla. Grazie, pro. Io continuo a sentire tipparsi gente. Com'è possibile? Ma non c'è nessuno. Sei tu che fai rumore. Sei pronto a condividerla con Warden e Capre? Ma sì, dai, almeno non la spaccano. Vediamo il lato positivo. Allora, adesso dovremmo puntare al prossimo obiettivo di oggi. Ovvero, cercare di andare in una nuova dimensione. Un bel dragone gigante può anche essere spawnato altrove, per quel che mi riguarda. Se vogliamo andare in un'altra dimensione, abbiamo bisogno di fare un po' di cose prima. Ma innanzitutto c'è un mercante. Salve. Cosa vende? Ma sei proprio un imbecille. Un music disc? Relaxing with the zombies. Ok. Black Wolf Pelt. Beh, mi ha dato un laccio, nel dubbio. Ma senti, se... non ti posso legare, no. Peccato. Va bene, torniamo noi. Andiamo a cercare acqua e carbone. Guardalo qua. Il bilanciamento dei trade lo aggiungeranno mai, secondo te? Non ne ho la più pallida idea, guarda.
Per ora hanno deciso di non metterlo. Quindi o non sono pronti o è stato momentaneamente scartato, non lo so. Ok, possiamo fare un po' di cibo ancora. Volendo c'è questo. Non avevo tipo un sacchissimo di pane io. Dai, facciamo così. Cuociamo queste. E poi ragazzi si va. Siete pronti per visitare una dimensione? In cui andremo senza sapere nulla. Potrebbe andare malissimo. Non lo so. Io sono pronto. Andiamo. Anzi. Un po' di blocchi. A caso. La dimensione delle capre urlanti, finalmente. Dai, però era una sorpresa. Che dimensione sarà? Beh, tra poco lo scoprirete. Quel sacchetto mi incuriosisce troppo. Ah, è vero che c'era un sacchetto di loot. Non l'abbiamo più aperto. E ricordatemelo dopo. Sì, erano un bel po', è vero. Abbiamo ottenuti uccidendo quella bestia incredibile, l'anguillone gigante. Una tartaruga? Ah, ma sei Manila! No, non posso ucciderti allora. A meno che non sia in chat. Se non è in chat e non guarda, possiamo farlo. Che dite? Così da scoprire che cosa droppa. Ah no, niente, cioè, come l'ho detto? Teniamoci il coltello come arma main, che è velocissimo. E questi me li ero persi. Ma sì, i mob che spawnate fanno dei viaggi assurdi comunque. Io ve l'avevo anche detto. Cioè, la foresta attorno alla base sarà per sempre piena di mob. Che è anche una figata. Continuiamo. Dove staremo andando, eh? Chi lo sa? Forse sto andando anche troppo lontano. Aspetta, cosa droppi? Nulla. Ah, qua ci sono i Wither! Forse non è stata una grande idea venire qua, vero? Però ragazzi, la nostra dimensione è lì che ci attende. Entreremo in questo portale, in quelle che sembrano essere delle prigioni. È arrivato il momento. Cos'è sto materiale? Prison Cobblestone. Bello. Bello. Si potrebbe anche smantellare e usare cose per la base, eh?
Andiamo, ragazzi, siamo pronti. X0Z0, in che senso? Entra le prigioni. Eccoci. Questo portale ci riporterà all'Overworld all'occorrenza. Ci sono già dei blocchi particolari, tipo il legno putrido. Mi dissocio da questo poveretto appeso. Prendiamo del materiale, interessante. Le torce sono mega fighe. Non penso che questa dimensione sia pensata per entrare e rubare tutto, però noi faremo così. Possiamo prendere il poveretto? Questa è una domanda che a cui non so rispondere. Mentre questo blocco sembra essere una sorta di bedrock, mi verrebbe da pensare. È un limite. Se oltre lì non si può scavare. E guardate, c'è proprio l'immagine dell'Overworld da questa parte. Non credo faccia uno screenshot reale, però. Non vedete niente? Ecco. No, non si può raccogliere. Nulla. Questi bellissimi banner. Oh, che fico. Prendi, prendi. Alla grandissima, spacca tutto. Avrei potuto portare un po' più di cose effettivamente, ma fa niente. Andiamo. Ma ragazzi, fermi tutti. Io ho fatto tutta la live con la musica accesa. La devo fermare. Non c'entra niente questa musica con questo dungeon. Stoppiamola. Scusate, mi ero dimenticato di toglierla. Finché abbiamo buildato ci stava anche. Ma adesso bisogna concentrarsi. Quelli sono dei... dei saplings? Pessima idea. Che cazzo, ma dove eri tu? Ma chi è? È uscito dal nulla. Io voglio solamente rubarvi... Madonna santissima! Nappus, ma sei pazzo! Meno male che... Pozione... Veleno potente. Ok. Meno male che siamo... in un'area stretta. Li ho potuti uccidere facilmente. Le ho potuto uccidere facilmente. Queste? Provette? Ma ci sono delle cose fichissime. Non si possono raccogliere però. Voi siete i prigionieri? Ok. Servirà Silk Touch, diamantino, top. Probabilmente sì. Non sono fortissimi, però stiamo comunque attenti. Ok, questo... ha uno scudo. Oh, 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 che fai? Hai fatto il caricone. Proviamo così.
Non posso colpirlo. Ora. Wow. Praticamente con lo scudo è immune a tutti i colpi. Ma se lo aggiriamo riusciamo a colpirlo. Molto interessante. Questa mod aggiunge quindi una sorta... Rimuove bleeding e poison. Interessante. Dicevo, aggiunge una sorta di sistema di combattimento proprio. Andiamo avanti. Io sarò stronzo, ma non sono venuto qui per liberare nessuno. Io sono venuto qui per le torce. Voglio le torce verdi. E tu? Ok, non eri, diciamo, molto... Non era rimasto molto di umano in lui. Mettiamola così. Abbiamo esplorato questo lato della prigione. Ora. Potremmo... Lasciare un blocco a indicare che l'abbiamo esplorato. Io andrei a destra. Non so proprio cosa aspettarmi da sta mod. Tra l'altro so che è ispirata a un gioco chiamato... Oddio, come... non mi ricordo come è chiamato. Questo è... La mod è Mindcell. Il gioco ha un nome simile, ovviamente, ma... Mi sta venendo in mente. E? Dell'interiora. Che poi... Allora un soldo al tuo Twitcher. Oh, vale abbondante. Oh, oh, oh. Che cattivi che siete. Questa è, poteva essere una cosa molto cattiva se non fosse che l'avevo già sconfitto. Dell'interiora mangiabili, stavo dicendo. Feather Falling 4. Ottimo. Nappus. Da Nappusina, moglie di Nappus. E questo è un putrid sapling, ok. Volevate uccidermi, è così, eh? Bene, rimettiamo tutto a posto. Tac, tac. Poi... Questo. Carina. Non mi hanno avvelenato ste cose? Va bene. Strano. Strano forte. Libro. Cibo. Blocchi. E questo. Giusto? No. Tieni l'acqua, va. Sì, ho mangiato dell'interiora. Che in realtà mi fa schifo come cosa. Attoris katana. Ok. Non è compatibile con la doppia mano, no. Ah, perché questa richiede due mani. Ah, aspetta, l'armatura. Sto per fare un erroraccio. 7 di danno, 2,75 di attack range e 1,8 di velocità. 8, 1 e 2,75. Potremmo un attimo provarla. Mettiamola così. Salve. Ah, sono tornato indietro. Occhio del mostro. Che schifo! Ma posso mangiarmi tutto! Questi barili sono miei, hanno il mio nome sopra.
Doppia. Prendi quella pulita. Sì, lo avevano il mio nome, l'ho visto io. Andiamo avanti. Di qua. Sì, ma ci sono un sacco di strade, è un labirinto. Vai, sono pronto. Ma no, proprio lui non lo danneggi finché non si gira. Bello, però, mi piace tantissimo sta cosa. Ok, qui non c'è nulla di che, torniamo indietro. Spell Infinity? Non so cosa sia, ma lo prendiamo. Oh! Balanced Blade! Ok. Fa più danno quanti più con ogni attacco consecutivo, massimo 6,75 a 10. Ok, questa la possiamo fare in combo invece. Raccogliamo un po' tutto. Spell volatili. Sunfire. Non so cosa sia sta roba. Che lasciamo giù? Beh, lasciamo giù questi intanto. Lascia giù le ossa. Prendi questa. E adesso se facciamo così. Che figo, guardate. Ecco, Dead Cells. Dead Cells si chiama, giusto. Perché giochi in inglese? Perché il gioco è in inglese. Cioè, le mod sono in inglese. Assassin's Dagger, un'altra arma. Dove te la metto questa? Ma non lo so. Troppe cose. Lasciamo qui. Tengo quelle che ho. Non ho nessuno zaino, ragazzi. Forse dovrò aggiungere una mod con lo zaino prima o poi. Un'altra di queste. Ok. Sì, diciamo che questa qui è migliore. Fast spin. Boh, ma io non li conosco sti incantamenti, quindi in base a cosa dovrei prenderli? Questa sembra essere una stanza più importante. C'è un doppio spawner. Easy. Abbiamo due spade, siamo fortissimi. Un altro vicolo cieco? Sì. Però aspettate. Ha il mio nome sopra. Bisogna raccoglierle. Sono mie. Blocchi sono bellissimi, vero? Ok, io sono arrivato da lì. Mi sembra che il corridoio centrale vada nella parte importante, mentre tutto... Oh, la Madonna, è questa? Dicevo, tutte le cose che si diramano sembrano secondarie, ecco. Broadsword, 10 di attacco, 1.1 e 2,75. Ma scusa, la mia? La mia in confronto fa schifo.
La mia è una merda ora. Posso usarle in combo? Com'è possibile? È un bug. Oddio. È finita, ragazzi. È finita. Penso sia finita per tutti. Devo solo capire. Ah, facciamo così. Vieni. Non so chi tu sia, ma purtroppo t'è andata di merda. Ma proprio tanto. Esplodevi, va bene, non ti preoccupare. Sono un carro armato ora, non potete farmi nulla. Secondo me è un'arma che richiede due mani, ma per qualche motivo non è stata implementata come tale. Mi sembra strano. Che comunque questa... l'ha scritto due mani. Cioè le mod, anche se sono diverse le varie mod, combaciano. Ok, combaciano. Questa qui non dovrebbe, cioè dovrebbe essere a due mani. Non so perché sia così. Ma palesemente proprio. Che bello, ragazzi. È un antipasto carino per il DLC di Elden Ring, dai. Se togli l'altra cosa succede? Niente, posso anche cambiarle così e non cambia nulla. Che cos'è quella roba? Aspetta, ma ci sono delle travi di legno anche. Poi sto stendardo è fichissimo, lo voglio. È fichissimo, ma come lo prendo? Dove lo metto? Togliamo questi rotti. È un portale. Non è un portale. Che cos'è? Questa sembra essere la fine, no? No, non era finito invece, aspettate. Madonna! Poverino. Oh, ok, si va sotto. Va bene, si fa intrigante la cosa allora. Si fa molto intrigante. Nemici spawnati. Fatto. Smite 3, non mi interessa. Questo è il mio nome. Sì, non ho più spazio nell'inventario, il che è una bella rosicata purtroppo, ma andiamo avanti. Ma c'è tutto un secondo livello sotto, quindi. Tan tan tan. Promenade of the Condemned. Oh mamma mia. C'è un livello dentro il livello. Si scende in profondità da questa parte. Ma se io trovassi un'altra di queste all'interno delle casse e facessi un dual wielding di spadoni, tra un po' arriva ai 1000 video sul canale VOD, addirittura. Caspita. Frost Blast. Freeze enemies in front of you. Ragazzi, che cazzo stiamo trovando?
Proviamolo. Sì, questo dungeon è bellissimo. Forse dovrei provare il gioco a cui è ispirato a sto punto. Mi sta incuriosendo un sacco. Qua c'è l'altro livello. Proviamo ad andare di qua. Aspetta. Pensate. Molto interessante anche sta cosa. No, Herobrine, neanche qui sei venuto a cagare il cazzo, ma dai. Beh, su di lui è OP. Lo frizzi e lo uccidi da dietro. Mio. Ok, forse ne ho anche troppi adesso. Questa mega catenona? Tra l'altro ci sono degli spawner monouso, parrebbe. Cioè che quando spawnano esce un mob solo. E poi quando l'hai sconfitto basta, la zona è libera. Devastato proprio. È vero, posso salire sulla catenona, vediamo. Sì? Sì. Curse of Vanishing la lasciamo qua volentieri, direi. Se me li tirano dietro, io qua dentro mangerò solamente interiore, ho deciso. Andiamo avanti. Godo! È fatta. Basta, è fatta, ragazzi. È fatta. Allora, la mia Broadsword purtroppo va a farsi fottere. Guarda. Il bug. Pam, pam, spam, sparapam, sbrebam. Aspetta. Facciamo una giga chaddata, per piacere. Giga chad. Oh sì, vai così. Perfetto, ora possiamo andare. Mamma mia. Non so neanche se funzionino in contemporanea in realtà. Però sti cazzi, va benissimo. Nel gioco originale puoi fare sta cosa? Ah sì? Gasa un sacco la doppio spadone. Sono Radahn, esatto. Intanto 9 diamanti, eh. Ah, fai il bravo, te. Stai al tuo posto e non ti succederà niente di male. Allora, se devo dire una piccolissima lamentela, potrebbe essere che è davvero ripetitivo il dungeon. Infinity! Prendi subito Infinity. Spell Infinity non so cosa sia, però Infinity lo so, quindi prendiamo. Action 2.
Mi sto immaginando Guts con due Dragon Slayer, che cosa figa. Ok, forse in quel caso non funzionerebbe. Lì penso che non le puoi prendere due. Beh, cambiamola. Distance 2, Reflect e Riptide. Ok, andiamo avanti. Sì, sì, posso tornarci in futuro, certo. Qui c'è lo stato, no? Sì. Mi sono forse un pelino perso. Ok. Allora, questo sarà il fondo. No. No. Non lo so. Potrebbe essere. Sai che abbiamo esplorato tutto. Allora, vediamo se riesco a tornare indietro. Teoricamente, lì è da dove sono entrato. Qua c'è il portale che va avanti. E se diamo un'occhiata a cosa c'è più avanti? Così per curiosità. Ah, ma è proprio un mondo diverso. Posso tornare nell'overworld da qui? Usala su una porta nell'overworld per cambiare la sua destinazione. Ok, quindi non dobbiamo più passare da quella precedente. Possiamo skipparla e entrare direttamente qui. Ma che bella. Che cosa figa. Guardate che grafica poi. Ma stai scherzando? Io ignoravo tutto ciò di sta mod. Prendiamo i sapling. Ma io ce l'ho già un sapling, no? Dell'albero putrido sarebbe. Questo è sempre albero putrido, mi sa. Sì. Perché qui sono rosse le foglie? È una questione di bioma? Che cosa bella. Oh cazzo. Sei più forte ovviamente tu. Non sottovalutiamoli. Non dobbiamo sottovalutare la dimensione. Torniamo indietro. E aspetta un attimo, perché se ora uso questa runa, abbiamo direttamente il TP alla nuova zona. Che figata. Ecco, solo che è un po' lontano questo dungeon. Ne avessi avuto uno qui, sarebbe stato il top. Non credo ce ne sia uno, eh. Ne avevo visto uno in questa foresta, qua mi sa, eccolo. E è più vicino questo. Poi ce n'era uno qua. Però questo è quello più vicino. Bene, torniamo in base allora e cerchiamo di mettere da parte tutta sta roberta. Il cibo che sto usando rigenera pochi cosciotti. Beh, sono interiora, quindi immagino di sì. Più che altro, l'armatura è da cambiare. Purtroppo, mi sa che è arrivato anche il momento di abbandonare l'idea delle nostre apette. La dimensione delle api abbiamo fatto bene a farla subito.
era semplice e quindi anche le armature che abbiamo trovato lo erano. Facciamo una cappatina qua, che non ho mai spostato tutto. Mi mancherà però svolazzare. A sto povero Iron Golem, ma lo vogliamo liberare, dai. Vai, esci. Mi fai tenerezza. Ok, che cosa avevo lasciato qui? Vediamo. Avevo la Wolf Vest. Questo è importantissimo da portare via. Però non so neanche cosa abbandonare. I diamanti. Cosa lasciamo giù un attimo? Cosa rara, non killa l'Iron Golem per il ferro. Ma ne ho 42 lingotti, tanto chi se ne frega. Allora, facciamo una bella cosa. Via. Posto, andiamo. Bistecca mangiata e si va. E se proprio ci tenete. L'ho ucciso col ghiaccio. Contenti? È questo che volevate, eh? Siete voi che mi avete reso il mostro che sono. Io non volevo farlo. No, non era quello nel buco, era un altro golem, attenzione. Quello nel buco mi faceva pena, lui no. Modpack. Guarda, va di merda perché il modpack non esiste, l'ho fatto io. Quindi non c'è nessun modpack condivisibile. A parte che, cioè, mi dà il mod. Come si chiama il modpack, per favore? Ciao, potrei sapere come si chiama il modpack? No, modpack. Punto. Figa. Dici che mod ci sono. Prima di tutto. Impariamo l'educazione. Buonasera, signore Renblaze. Per piacere, potrebbe dirmi quale mod contiene il suo modpack? Tieni pure i tuoi segreti. Piuttosto di salutare. Allora, muori con i tuoi segreti, portati nella tomba. Quello che sai. Cordiali saluti, esatto. Ossequi. Spell infinite vuol dire magia infinita. Certo, ma la magia è di quella mod. Che dipende da che cosa. Non sappiamo niente noi. Egregio signor intrattenitore è molto carino. Ecco, avrei apprezzato. Signor Levi, mi può dire mo che mod ci sono? Io non. A parte che non sono Levi, fai poco il simpatico. Non ci sono. Non c'è né un per favore né un per piacere. Quindi non ti sto ancora rispondendo per quello. Madò, che bellezza! Sbam! Vorresti sapere che mod sono queste, eh? Guarda come mi sto divertendo, guarda che bello! Però solo i bambini educati possono saperlo, mi dispiace. Allora, staccherò verso, boh, massimo tra un'oretta. Egregio Simone, no, non è formale. Non è formale, mi dispiace. Allora, quali armature incredibili ho ottenuto nel corso della nostra avventura? Io devo aprire questo sacchetto, peraltro. Apriamo i sacchetti, va. Facciamo una cosa per volta.
Ma sono normalissimi pezzi di ferro. Mi rifiuto. Leggings of the Twilight Grotto of the Sea Tramps. Sono normali armature di ferro. Niente di più, niente di meno. Ok. Intanto facciamo altre ceste. Stai diventando un cazzo di totem. Egregio GOT di videogiochi, mi direbbe per cortesia che mod utilizza per questa serie stratopica. No, no, ma me lo de deve dirlo l'altro utente, quello che sta spammando signor Levi mi può dire che mod ci sono. Deve dire, per favore, Eren, mi dici che mod ci sono? Se me lo dice avrà risposta, altrimenti mi dispiace. Oggi impariamo l'educazione, perché Twitch può anche essere istruttivo, non ci sono solamente bestemmie e gente nuda, si può anche imparare a essere educati. Altrimenti muto, esatto, altrimenti vaffanculo! Ci vuole educativo tra i tag. Beh. Se non esageriamo. Allora, io ho questi. Io ho questi. Poi ho tutti i miei diamanti. Io ho queste qua. Ok. Allora, come corazza. Attack speed, attack damage boostato. Armor toughness, armatura più 7. Ottimo. Elmo, questo da 4, questo da 3. Gambiere che difendono 7. È un pezzo di calderone anche questo. E poi stivali. Gli stivali dell'ape sono un po' deboli. Allora, 4, 7, 7. La chestplate in diamante potrebbe essere un upgrade, certo è meno figa, ma potremmo pensare di fare degli stivali di diamante che incanteremo con Feather Falling. Aspetta. Facciamo le cose fatte bene qua. Signor Eren, per favore, mi può dire le mod? Eren, please. Oh, abbiamo imparato l'educazione. Bravo. La risposta è no. Non te le dirò. Però ti lascio con un'importante lezione. Oggi abbiamo imparato come comportarsi su internet. Quindi fanne tesoro e accontentati. Anziché giocare con le mod di Minecraft, giocherai con la nozione che hai imparato. Non questa, questa qui. Non bellissimo, ma fa il suo. Attack speed e più speed mi potrebbe interessare, quindi forse non farei altro, va bene così. Queste ce le teniamo per caso di necessità. E poi facciamo un tanto un'accetta nuova. Ok. Questo via. Ok. Questo teniamo. Allora, cibo. Dove l'ho messo? L'ho messo qui.
Avevo della carne cotta, ricordo. Dov'è la carne cotta? Non questa. L'avevo finita? Forse l'avevo finita. Allora, teniamoci anche questi. E sistemiamo un attimo l'inventario come... Lasciamo così. Così. Ecco il nuovo me. Che dite, siamo pronti? Ci vuole uno screenshot. È il momento giusto. No, ho sbagliato tasto. Fatto. Hai veramente intenzione di continuare a mangiare l'interiora? Sì. Sì, ci sta. La moda degli zaini forse l'aggiungerò, ragazzi, a sto punto. Perché tiene una spada storta? Perché... Boh, non lo so. Ogni mano la tiene in modo diverso? Boh, non ti saprei dire. Allora, qua ci servirà poi un... Ah, minchia, è cresciuto l'albero putrido! Ma è gigantesco! Allora... Pippino Gamer, sei davvero fastidioso, non volevo dirtelo, ma mi tocca liberarti. Purtroppo continua a fare sti suoni di teletrasporto. E come faccio a toglierli? Gli spadoni li puoi incantare. Hai ragione. Proviamo a farci un enchanting table a questo punto. Tanto abbiamo l'ossidiana, abbiamo i diamanti e abbiamo sicuramente un libro. E abbiamo anche i lapis. Proviamo a incantarci, giusto? Allora. Comb cutter, sharpness 2. Azzarola. Anche questi posso incantarli, eh? Magic protection. Comb cutter. Che cosa sarà? Boh. Proveremo entrambe le soluzioni. E fai una protection, va. Fai una protection. Stacca questi. Protection. Protection. E adesso, volendo proprio fare le cose fatte bene, mi chiedo se si riparino con il ferro questi. No. Non so se sono riparabili, peraltro. Perché sarebbe molto interessante ripararli. Oggi è il mio compleanno, mi renderesti felicissimo se mi fai gli auguri. Tanti auguri, Dani. Con la pelle? Non lo so. Però non credo. Non mi sembra, cioè, mi sembra poco logico. Bene, comunque. Oh, Lollored, sei un Enderman coralloso. Lollored, mi dispiace, potresti essere il tester della mia spada potenziata, lo sai. Dopo 27 mesi di sub non so più cosa dire, però spero esca qualcosa di bello. Buona live a tutti. Allora, bello e bellissimo, però si è appena teletrasportato via. Merda. Dov'è? Volevo solamente spostare per sicurezza il cammello e se n'è andato. Quel maiale si crede un blocco. Ma...
Ma che gli è successo? Cosa ha passato? È un maiale blocco. No, ragazzi, mi è scappato l'Enderman. Che palle. Siamo nel 2024, tutto è possibile. Credi di essere nascosto o tu non dirglielo? Va bene, dai, staremo al gioco. Noi post maturità come il maiale. Perché? Eren, sei cattivo, adesso sono triste. Hai ragione, lo sono. Ed è per questo che non mi interessa la tua tristezza. Il maiale si sente un po' è un po' stonnato, diciamo. Tirati su, andiamo. Tu chi sei? Ah, tu sei un vero lupo di questa foresta, ok? Pensavo fossi un sub. Esatto, d'altronde vengo dagli inferi, quindi non vi potete aspettare che io sia buono. Il cammello attraverserà il portale. Non lo so, non saprei se portarlo con me, però. Cioè, pensavo di arrivare fino al portale e parcheggiarlo lì. Che bella la mod dei biomi. Lo so, è molto carina. Sotto sotto sono buono. Dai, hai ragione. Mi sa che ve lo lascio il modpack. Allora, ragazzi, arriviamo a 100 sub da questo momento. Entro fino live. 100 sub e rilascio il modpack nel gruppo Telegram. Sono troppo buono, lo so. Non c'è bisogno di farmi complimenti, che mi imbarazzo. So di essere buono. Però, dai, facciamo questo strappo alla regola. Guarda che poi ne fai 1000. E vabbè, va bene. 1000 sono più di 100. Vanno bene. Sono state droppate 100 sub per molto meno. È vero, c'è chi mi ha droppato 100 sub per togliermi il cappello. Effettivamente potrei aver rischiato. Vengo bannato se lo rilascio io il modpack. Ovviamente scherzo. Beh, non puoi averlo. Però, una volta che ve lo rilascio io è rilasciato, nel senso. Eccoci. Beh, arco e frecce. Magari lo prendiamo anche. Questo lascialo qui. Bella. Putrid block, board block. Questo mi piace. Però se iniziamo così. Chi sei? Se iniziamo così, dicevo, andremo molto male, eh. Ma grazie Nappus che regala una sub ad Edo sul Twitch. Grazie Nappus. C'è un maiale. Ho sentito un maiale. Ragazzi, meno 99. Easy. No, era Edo! Che stupido! Ho detto c'era un maiale. Ma perché l'ho ucciso? E niente. Non ci ho pensato. E tu? Che sei? Un ninja? Un ninja pazzo. Durato poco. Tu mi stai sparando cose?
Vieni giù. Te. Brucio. Godo. Beh, ci sono due cartelli. A parte sono fighissimi. Ci indicano che il prossimo portale è da questa parte. Dobbiamo attraversare questa città. No, il ninja pazzo folle. C'è un ninja pazzo. Dobbiamo stare attentissimi. Bloom Rock Tiles. Io facevo che tanto raccolgo, poi vedremo. Questo bioma sembra essere enorme, cioè sta dimensione è enorme. Limitarsi a seguire la strada sarà la cosa più saggia. Ninja pazzo che non droppa un cazzo è bellissimo come nome. Quindi noi stiamo visitando una città decaduta, si direbbe. Gli abitanti sono tutti pazzi o comunque ostili. Così, per essere un po' toxic, a caso. No, ninja pazzo mi fa lui la take the hell, poi, attenzione. Ninja pazzo è difficile, è tosto. Questo cos'è? Chain pile block. Ok. Il massimo di sub che ho visto in una live erano 400, di Roma 08. Se mi ricordo bene il nick. Però ti hanno corretto perché effettivamente ci fu la famosa live con le 1100 e passa sub. Cosa assolutamente no sense, ma è successo. Sì, questo è un mod pack fatto da me. Allora, l'armatura funziona bene, il problema è la durabilità, questa è la cosa che mi preoccupa di più. E Matteo, eri stato tu e Mist, avete fatto i pazzi quel mese per prendervi il top donator e quella sera avete fatto una cosa irripetibile, è stata una roba assurda. Infatti, record ovviamente di sub che credo non verrà mai più superato. Cioè, praticamente impossibile superarlo. Record mio, eh. Parlo di record miei, ragazzi. Specifico. Questa dimensione è bellissima, davvero bellissima. Io pensavo che fossero tutti dungeon, non mi aspettavo una roba così. Quindi mi sta gasando davvero un sacco. I due ninja pazzi non stanno pazziando più, però non hanno fatto i conti con il mio strano artefatto dell'overworld. La loro mod non lo concepisce, mi dispiace. Oh, ma questi ninja pazzi mi arrivano proprio dal nulla. Famissimi sono.
Io dovrò continuare ad andare di qua. Vieni, vieni. No, tastiera! Grazie per la resub. Salva, salva il Glare, salva il mondo. No, il Glare! Bastardo! Salva il Glare! Ecco, sei salvo, tastiera, bentornato. Perfetto. Ora un Glare vagherà indisturbato in questa dimensione. Ok. Molto curiosa sta dimensione comunque. Ha! Ninja pazzo. Qua c'è un vero e proprio bivio. Dovremmo decidere dove andare, pare. Perché lì credo ci sia la fine. Però sulla sinistra c'è qualcos'altro. A sinistra c'è questo coso strano. E andando dritto troveremo il prossimo portale. Io penso che sia il caso di andare di qua e vedere cos'è questo bonus. No, chi è stato? Acceleriamo un po'. Potrebbe non essere una buona idea, ma voglio capire cosa c'è qua in fondo. Ah, devo andare di sotto. Aiuto! Sono caduto! Non era mia intenzione buttarmi così. E adesso? C'è una strana runa. E ancora questa erba tutta zozza. Cos'è? Eh? Elite enemy? Oh merda, l'ho solamente toccato un attimo. In che modo sei un elite enemy? Ti do del fuoco. Distrutto, arato. Devastato questo elite enemy. Dammene un altro. È una farm di elite enemy. E beh, però se finisci. Se finisci così nella parete. RIP. La pietra, sì, la pietra è un'entità che evoca nemici elite, i quali mi danno delle vine rune, che siano necessarie per fare qualcosa. Facciamone un terzo per provare, vediamo. Tanto mi sembrano assolutamente gestibili. Potresti uscire dalla parete, grazie. Abbiamo queste tre Vine Rune. Che ne so, magari sono una chiave che permette di sbloccare il prossimo livello. Magari servono per completare un totem. Robe così, insomma. Flashback della Ragecraft, insomma.
Bene, torniamo indietro. Anche perché non c'è scritto nient'altro, quindi boh. Sono troppo forte per il livello previsto, ma le armi che ho, che sto usando, sono letteralmente state prese nel livello precedente. Prova a usarne una. E si potranno usare? No, non sono utilizzabili. Non così, perlomeno. Forte può anche essere di sì, ma se non stiamo attenti. Ok, si torna dentro, immagino. Oppure no, no, credo di dover andare in questo castello. Ninja pazzo! Questi stendardi mi fanno pensare a un terzo livello. Sono gialli. Il portale che era indicato nelle indicazioni era giallo. Quindi tecnicamente mi sentirei sulla strada giusta. Non fosse che... Cosa devo fare esattamente? E se fosse che... What? Ottieni una vine rune e usala su una runic vine plant. L'ho fatto un po' così, senza troppe speranze, ma è stato fighissimo. Cioè, il fatto che abbia funzionato è fighissimo. Quindi? Devo salire. Ma potevo salire anche normalmente. Sono gli ascensori! Prendila! Posso? No! No! Ma che figata! Gli ascensori! Rampants! No, ok, questa non me l'aspettavo. Dove sono? Io credo di essere spawnato male. No? È giusta sta cosa? Non ho né un portale del ritorno, ho questa però. Come faccio a tornare se non c'è ora un portale del ritorno? Proviamo a salire. Magari in cima alla montagna. Io non sono convinto che sia così che debba andare. Che dite? Mi sembrano tipo delle montagne di fine mappa del livello 2. Cioè che magari questa è la foresta, no? Forse la foresta è una mappa finita. Anche perché c'era proprio... Era una mappa. È una dimensione, però è anche una mappa. Secondo me... Potrebbe essere una... un confine. Comunque, io proverei ad andare da questa parte. Se tornassi alla foresta, potrei tornare indietro e poi attivare la prossima dimensione. Ma sto morendo? Cos'è sto danno che subisco?
Mi manca l'ossigeno? Ma scusate, mi sta riportando su o sono impazzito? Non vuole che io scenda. Lì c'è un oceano. Quindi non posso andarmene di qua. Non posso andarmene. Quindi questa è la dimensione in cui dovrei essere. Beh, c'era un dungeon bellissimo, una foresta tutta fatta bene. Devo dire che non mi aspettavo una roba del genere. Non sembra essere bellissimo come dimensione. Non posso scendere dalle montagne. Non posso scendere. Cioè, non posso proprio scendere. Come cazzo torno indietro? Ho il dubbio che sia davvero un bug perché non lo so. C'è un ponte, ho capito, un ponte per dove? E il libro guida ce l'ho, ma non ce l'ho qui. Forse il fagiolo doveva crescere fino al cielo e portarmi in cima, non lo so. Secondo me sono buggato però, non... Cioè, io credo di essere ai confini della mappa attualmente. E quindi in qualche modo non ti permette di andare oltre, però io sono spawnato oltre, quindi si è buggato. Allora, dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare una cosa. Si chiama Dimensional Rune Ramparts. Il TP random ora potrebbe essere un bel problema. Il water bucket mi riporterebbe nell'overworld in automatico. Per una volta potrebbe essere anche d'aiuto. Però c'è da capire qua cosa dobbiamo fare. Allora, ragioniamo. Queste montagne sono prive di qualsiasi dettaglio. Cioè, la mod finora è stata super dettagliata, quindi non credo sia il posto giusto. Mentre lì vedo la foresta, io credo che di qua ci sia il livello dove eravamo poco fa. E che questo sia una sorta di confine, in cui non ti puoi muovere perché se tu attraversi, cerchi di fuggire dal confine, ti riporta indietro, non puoi andarci. Infatti qua non mi fa muovere, non mi fa andare né di là né di là, non posso scendere perché appena scendo mi tippa indietro.
Qua mi lascia in pace perché sono spawnato qui. Credo di essere spawnato in un punto sbagliato e basta. Quindi quello che faremo adesso è vedere cosa succede, cosa deve succedere nel mondo di test. Quindi per ora gli eventi sono ovviamente, cioè, sono attivi, ma andiamo nell'altro mondo. Se vi chiedete cosa stessi facendo, l'ultima miniatura è stata fatta in questo modo, evocando sti stronzi e trovando il punto preciso. Però al di là di questo. Allora. Ramparts. Ah, poi anche, posso anche spawnare la doorway. Così. No? Not yet visited near area? Cosa cazzo vuol dire? 5.120, 5.120. Perché mi dà queste coordinate? What? No, allora devo trovare uno dei portali. Facciamo così. E dove lo trovo uno dei portali? Boh. Girando a caso. Sì, posso fare il locate structure, ma ho paura di farmi spoiler. Magari trovo cose del proseguo della mod che non vorrei vedere. Vabbè, qua ho fatto un'altra miniatura della survival, l'ho fatta qua. Così. Robe. La volevo fare con le shaders. Vediamo se qua c'è qualcosa. Boh. Dai, facciamo il locate. Overworld portal. Puoi utilizzarla solo per entrare in un'area che hai già visitato. Beh, se fa un po' schifo, lasciatelo dire. Cioè, quindi, per scoprire come funziona davvero, devo rifarmi i due livelli. Ma sarà sempre uguale? Oddio, mi sa di sì, eh. Non so se mettermi in spectator per fare questa cosa. Ho paura di scoprire dei dietro le quinte strani. Com'è che era? C'era un buco, no? Vabbè, senti. E di là. Ormai è andata, ormai è andata. Si scendeva. Si scendeva da qui. Quindi ogni volta è uguale. Cioè, è un dungeon, non è procedurale, è un dungeon e basta. Vediamo di qua. Sì, mi sa che sono mappe fatte finite. Cioè, non. Non hanno. Non sono procedurali, appunto. Allora, peraltro, attorno a questa roba, cosa c'è? C'è altra foresta in realtà. Non ci sono. Ci sono delle mura. Non ci sono le montagne. E qua c'è il portale.
Vediamo. No, sì, mi sono buggato, mi ero buggato, ragazzi. Che palle. Io devo finire qua. Ci sono le montagne, ma io sono finito là sopra. Devo andare giù dove c'è questa struttura. Vedete, io sono spawnato nelle montagne in cui non devo poter andare. Per questo mi tippava indietro, vediamo. Se provo ad andarci, forse in creativa me lo fa fare. Sì, in creativa me lo fa fare. Però io non posso più muovermi, quindi l'unico modo che ho per uscire dal bug è usare la creativa. Va bene, basta. Sì, ragazzi, si è buggato. Primo bug trovato nella Blazecraft, purtroppo. Può capitare con le mod. Questo è anche il motivo per cui quando si dice ma le mod sono meglio del gioco principale, com'è possibile? È perché purtroppo nascondono bug strani che restano. Quindi eccoci qui. Confermiamo che non mi fa andare a piedi. Se vogliamo mantenerci in purezza, confermiamo che se scendo mi tippa. Ecco, vedete, mi tippa. Quindi devo andare in spectator. E sì, ho capito, ma dove minchia sta? No, così non va bene, ragazzi. Così non va per niente bene. E dall'altra parte sì. No, c'è una barriera. C'è una barriera. No, ragazzi, stiamo facendo casino. Stiamo facendo molto casino. Qua, ok. Quindi rispetto all'angolo della barriera. Ed ecco le torri. E io devo spawnare su una di queste torri. Qual è? No, non è quella. No, ragazzi, mi sto spoilerando tutto. Che mi dà un fastidio boia sta cosa. Qua. Siamo tornati. Peccato, peccato. Peccato, ma ci siamo. Qua ti dice di salire. Quindi è un enorme castello. Teleport to a nearby enemy. Stunning it briefly. Ti teletrasporta un nemico vicino. Facendogli un piccolo stun. Dopodiché hai un bonus d'attacco per il tuo prossimo attacco. Quindi praticamente ti tippi vicino al tuo nemico di soppiatto e gli fai più danno. Figo. Allora, convertiamo il portale, quindi terzo livello del dungeon. Se adesso torno, ci porta al punto giusto. Quindi, da quel punto di vista, ci siamo. Ottimo. Peccato, peccato aver finito questa bellissima live, questa bella esplorazione con... Chi è? Con, dicevo, questo... Questa gaff della mod. Io credo di essere ancora molto forte. Sono ancora molto forte. Bene. Vuol dire che potremo esplorare forse anche questo livello senza grossi problemi. Le bandiere sono davvero fighissime. Hai ragione. Infatti. Secondo me, se non ho visto male, c'è il mio nome sopra. Ok, ma forse ho visto male perché non si rompono manco. Ah, eccole. No, è caduta di sotto. E dai, come si spaccano? Capito. Ma non è
è caduta di sotto, è qua, ok. Non la prendevo perché sono pieno di schifezze. Ah, ognuna occupa uno slot. Perché sono diverse, Red Ribbon e Large Red Ribbon. Ok, fighe, fighe. Ci piace! Che succede? Cos'è successo? Cos'era? Cosa mi ha colpito? Prese. Andiamo nell'overworld. Essendo una mappa bassa e bassa, non una vera e propria dimensione, vuol dire che sarà. Non sarà un grande team a svilupparla. Ci sta, abbia qualche bug. Beh, nessuna mod ha un grande team dietro, dai, alla fine dei conti. Però non vuol dire che abbia uno sviluppo più semplice, anzi, vuol dire che se è procedurale. Allora, un dungeon fatto bene, procedurale, grande. Le trial chamber, lo ha fatto il team ufficiale. Non è semplice fare una cosa così. Loro hanno fatto un dungeon fatto e finito. Ci sta. Cioè, per dare quell'esperienza più particolare e unica rispetto al solito, hanno fatto un dungeon fatto e finito e basta. Ah, è vero, Nappus, ma tu sei quello della Header Mod. Vabbè, a parte, allora, a parte alcuni team, tra cui la Header Mod. Sì, dai, la Header Mod è un gigante. Ma non mi ricordavo che eri tu quello della Header Mod, ho ricollegato ora. Tanto io, cazzo passo. Vabbè, non è un team grande come Mojang, ok? Cioè, dice, mettiamo i puntini sulle i. Mojang è un team grande. Le mod. Allora, anche la. No, la Coblemon, anche devo dire, ha un bel team. La Coblemon ha un team enorme, ora che ci penso. Quindi, alcune mod hanno dei team grandi. Domani in matematica la maturità non riesco ad addormentarmi neanche con Minecraft. Mi serve una benedizione. Ma ti possiamo dire buona fortuna. E poco altro purtroppo, però speriamo ti vada bene. Quando si è agitato e non si riesce a dormire è un casino. Io di solito se non riesco a dormire. Perché magari ho un impegno e di conseguenza non mi viene sonno, classico. La mia soluzione è dire, vabbè, accettare la cosa. Cioè, piuttosto che stressarmi che non riesco a dormire, che poi è peggio, accetto la cosa. E non, cioè, non è che non dormo, però dico, vabbè, mi metto a fare altro. Che ne so, mi guardo una puntata di una serie. Così mi rilasso distraendomi, uso il tempo così piuttosto che rigirarmi nel letto. E poi magari eventualmente mi rilasso. Va che bellezza. Devo stare attento a non rischiare la pacchianata, però ci sta. Diciamo che i mob base della mod comunque sono a livello zombie, eh. Non è che siamo fortissimi. La bandiera del Godom. Guardate che bell'effetto. Ok, messa qui così non ha senso. Quindi troveremo una zona più adatta in futuro. Però, figo. Allora, ragazzi, siamo arrivati a conclusione della nostra live, direi. Sono le 11:30.
Sì, poi faremo dei pillar nei tetti. Anzi, facciamolo ora. Prima di chiudere la live, mettiamo le bandiere sui tetti. Ecco, questa sarà la nostra ultima missione di oggi. Togliamo un po' di roba. Uno di questi forse converrà tenerlo. Abbiamo visto che serve. Allora, facciamo così. Dove c'è la bedrock? Mi piace questa idea. Ci sta. Magazzino dentro casa. Cioè, sposterò le chest dentro casa, penso. Non so se sarà un vero e proprio magazzino. Ci sta, usiamo la bedrock. Una larga. Tanto se questa la metto qui. Cursatissimo. No. Non si può fare sta cosa. Una larga e una stretta in cima. Posto. E se piazzassimo un'altra bedrock proprio ora, voi avete la facoltà di fare quello che volete. Ma so che sceglierete bene e non lo farete. Va che bellina. Mamma mia, bellissimo. Bene, ragazzi. Direi altra puntata molto bella. Possiamo chiudere qui questa live. Oggi è... No, non sarà la miniatura. La miniatura sarà... Spoiler. Io con queste due spade che faccio qualche cosa figa. Quindi potrebbe essere tipo una posa fica dove si vedono bene. Non queste. Credo, poi magari ci ripenso, eh. O magari semplicemente faccio un attacco. Boh, vedo un attimo bene. Comunque, sarò io così nella seconda dimensione, penso. Ti uccido! Maledetto Herobrine. Vabbè, poi me la ragiono. Magari ci metto anche il portale. Non lo so. Comunque, voglio che il focus sia esattamente la dimensione. Allora, andiamo a chiudere la nostra live. Stavo dicendo domani, che è giovedì. Vi ricordo che non c'è la live. Ma domani succede una cosa molto importante. Non è la partita dell'Italia, che in realtà mi guarderò, perché essendo che è la mia serata libera, mi sono organizzato per una pizzata e guardo la partita dell'Italia. Quindi proverò anch'io l'esperienza di seguire gli europei. Però giovedì, a mezzanotte, presumo, esce Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring. Il che vuol dire che venerdì mattina mi dovrò alzare presto per registrare il primo video che poi caricherò il giorno stesso su XL. Video su Hytale senza fretta, lo farò qualcosa ma senza fretta. E poi venerdì sera siamo in live con la Survival e credo che a metà live passeremo a fare un multiplayer con gli altri. Teniamoci sul vago perché è ancora bene da definire. E questo è un po' quello che ho in mente. E quindi niente ragazzi, io vi saluto, ci vediamo venerdì con la prossima live. Ciao a tutti.